Allora, sono in macchina con Celeste. Ciao. Bentornata in un nuovo weekly vlog. Stiamo iniziando questo weekly vlog che è domenica. Domenica, oggi è domenica 23. Quindi il nuovo weekly vlog. Ieri ho registrato l'altro e quindi oggi inizia di nuovo una settimana di weekly vlog. Tu sai che cos'è il weekly vlog? Io li faccio, tu sai cosa sono? Certo. Che cosa sono? Sono dei vlog settimanali, del riassunto della settimana. Del riassunto. Dai, allora lo sai, allora mi ascolti ogni tanto quando ma ti parlo delle cose sono di YouTube. Scemo. No, non hai detto che sei scemo, ho detto quando ti parlo delle cose youtubiane. Guarda, le traffico. Dai, mica è tanto traffico. Uffa. E siamo solo all'inizio. Ok, perché mi guardi così? Alza il secchiale, facci vedere il tuo sguardo. Allora, oggi Celeste c'ha una bella maglietta nera, un pantalone dello stesso colore di questo qui, no? Di questo vestito. Allora ho detto, ma metto anch'io questo vestito così siamo vestiti uguali. Che bello. Stiamo andando in due da Ikea. A tutto questo stiamo andando da Ikea perché io in primis devo comprarmi dei cuscini. Dei cuscini perché io ricordo che avevo dei cuscini di Ikea e mi trovavo bene. Erano buoni, coccolosi come cuscini. Poi li ho cambiati un po' di tempo fa. Ho comprato altri cuscini che mi stanno facendo venire, cioè mi stanno spezzando il collo. Anche ora sono comodi, vero, cuscini miei? Oggi ti sei messo su quei cuscini, come ti senti? Non lo posso dire, perché non comandare. Però Celeste oggi ha avuto anche un'altra cosa bella da me. Ho preso la saponetta, sì. Ho preso l'olio da massaggio di Lush, quello lì solido. Io l'ho sparpagliato per tutta la schiena e gli ho fatto un bel massaggio. Come sta? Soave. Ti è piaciuto, mo? Per massaggio. Da Ikea succederà come sempre, che poi che devi prendere solo due cuscini e molto probabilmente uscirò con altre cazzatine varie che mi serviranno. Ah, mi serve anche un'altra cosa, che sono quelle bustine trasparenti che utilizzo spesso, che sarebbero quelle per gli alimenti, ma io le utilizzo spesso tipo quando devo organizzare la valigia per mettere calzini, mutande, oppure anche lo spazzolino, tutte le cose, no? Struccante, dischetti struccanti, mi trovo un amore con quelle cose, specialmente per portare cose liquide, perché alcune volte si sono un po' aperti, un po' perdevano alcuni prodotti e con quelli mi sono salvata, quindi non ho rischiato che si sparpagliassero ovunque, quindi voglio prendere quelli e adesso vediamo un pochino. Eccomi qua con la busta di Ikea. Adesso vi faccio vedere quello che ho preso. Prima di farvi vedere io cosa ho preso, vi faccio vedere un'altra cosa. Ma chi c'è in questo scatolo? Ti sei messo nella scatola, amore? Che cosa stai vedendo? Cosa stai vedendo? Ah, il giochino, com'è carino. Oh, scusa. Il tuo giochino carino. Sì, del mago. Bello. Ma prima di tutto ho preso un cestino. Questo da 1 euro, me lo metto in stanza, sotto al mobile, lì specialmente quando finisco di fare video, qualche altra cosa, così prendo e ci butto dentro tutto il casino che faccio, non ho busto tipo per stanza. Ho preso i cuscini finalmente, ho preso questi Hampton morbidi, che erano quelli che avevo l'altra volta, mi piacevano molto, se non erro costavano 4,95 euro, pochissimo, e a me piacciono quelli morbidi, cioè il cuscino deve essere proprio morbido e coccoloso. Di questi ne ho presi due. Poi ho preso dei contenitori. Questi 17 contenitori. Servono sempre. Poi ho preso questa mensoletta qui. E questa mensoletta mi servirà per una cosa da fare. Vedrete che cosa ci metterò sopra. Vedrete. Poi ho preso una piccola cornice. Qui dovrò mettere la mia foto, mia e Celeste, che ce l'ho tipo così sulla... perché l'altra cornice si è rotta e tipo ce l'ho appoggiata così sul comodino e non mi piace, quindi ho preso la cornice. Forbici, perché io le perdo come le forcine, dove vanno a finire non lo so.
Ho preso un asciugamano di pesta scura che la utilizzerò per quando faccio le tinture oppure per quando faccio lo shampoo, i primi shampoo, e il colore nero scarica tantissimo. E poi ho preso due asciugamanini scuri e questi li utilizzerò per quando mi strucco. Infine ho preso questo copriletto che è molto carino, adesso lo metterò proprio. È a quadroni sul grigio più scuro, è da tantissimo che ho il letto solo e completamente bianco e quindi avevo voglia di cambiare mettendo qualcosina di più scuro, mettendo i quadri che sono bianco e nero, la stanza bianco e nera. Ho detto ok, ma adesso prendo questo bel copriletto scuro che è un grigio, hanno dei quadrati grigio più chiari, grigio più scuri. Questo per esempio sembra completamente nero, quindi adesso speriamo che vada bene appunto nella stanza. Ho preso questo che è matrimoniale, meno male, perché una volta presi un copriletto e solo quando sono tornata a casa mi sono accorta che era uno singolo. Buongiorno, buon martedì, io sto per uscire, sto andando a prendere una cosuccia per voi che spero ovviamente di trovare un qualcosa che riguarda il make-up. Ieri poi ho preso il copripiumino da Ikea, l'avevo appoggiato anche sul letto, insomma avevo visto un po' come stavo con il resto della stanza, molto carino, soltanto che dovevo lavarlo perché c'era una puzza assurda, mattina ha piovuto tantissimo, tantissimo e quindi non potevo fare nessuna lavatrice. Appena dopo che ho finito di mangiare e fare altre cose, c'è un caldo della miseria, c'è un sole. Sto andando in missione make-up. Peccato che non potrò fare tipo nessuna foto, registrare tanto. Mi cazziano sempre ogni volta che prendo la fotocamera in questi luoghi chiusi. Quindi sto andando alla ricerca di cose make-upose per voi, di tante belle novità. Oggi sono particolarmente contenta perché ho sentito la mia amica stamattina che appunto ha trovato lavoro. Sono felicissima, felicissima, super felice di questa cosa. Sto aspettando intanto mia madre. Io non sarà molto felice di aspettarmi mentre faccio shopping di make-up. Ecco, lei non si trucca per niente. Questa passione non l'ho presa sicuramente da lei. Oh mio Dio, non è una macchina, è un forno. Sono a letto e ho messo la sveglia prestissimo domattina per registrare il video che andrà appunto online martedì, il video di martedì. Non sono riuscita a registrarlo stasera perché mi sono struccata, con il mio struccante insomma, sapone eccetera, e mi si sono arrossati tantissimo, tantissimo, tantissimissimo gli occhi. Voi un po' comunque tutta la giornata e anche il fatto di averli struccati magari col sapone, i miei occhi si sono arrossati tantissimo, quindi mi dispiaceva fare un video con gli occhi super rossi. Comunque sono stata da OVS, ho preso tante novità, vabbè adesso posso farvela vedere perché vedrete sicuramente prima il video e poi questo weekly vlog. Ho preso questo prodotto di Essence che è l'Insta, scusate, l'Insta Perfect, questo nuovo fondotinta di Essence, oltretutto pagato pochissimo, che è un liquid makeup strong matte effect waterproof, dice che ha un effetto matte strong e insomma si aspettano grandi cose da questo fondotinta, vedremo. Per quanto riguarda il correttore, purtroppo erano tutti molto chiari per me, quelli che andavano tra virgolette a coprire anche i tatuaggi, che provato sulla mano non era tutto questo, tutta questa grande coprenza, però era molto chiaro per me, davvero molto molto chiaro, quindi o aspetto, non so, di sbiancarmi un po', perché anche la tonalità non era proprio quella adatta a me. Ci sono solo tre tonalità, dal chiaro al medio, ma proprio il medio, e quindi insomma magari col tempo più in là vedrò se con l'inverno l'ultima tonalità, che sarebbe la 30, se va bene per me. So che adesso sto facendo il GF VIP, mi sono persa anche già un po' di inizio, però a questo punto non so se rivedere la puntata, non so, nel pomeriggio di domani, cose del genere, perché mi dispiace un botto perdermi soprattutto le parti iniziali di un programma, quindi per questo. Buon martedì ragazzi, buon martedì. Io sono felicissima, felicissima, e vi faccio vedere il perché. Mi sono appena arrivate le extension, quelle che ho ordinato, lunghe 26 inches e 24, e vi farò un video su come creare l'extension da sola, non vedo l'ora. E sono contentissima che siano arrivate, perché praticamente vi racconto, erano ancora in Cina dopo 10 giorni che le avevo ordinate e poi improvvisamente boom, dal tracking sono a Napoli e sono in consegna. Io felicissima, felicissima, e sono super contenta perché queste voglio fare il video. Ragazze, domenica partirò,
Domenica partirò con Celeste, starò fuori 4 giorni, no, quasi 5. Praticamente, vabbè, l'ultimo giorno sarà, lo passeremo comunque fuori perché sarà di ritorno a casa comunque. Quindi quando vedrete questo video io sarò in viaggio e non vedevo l'ora che mi arrivassero le extension, appunto per poter creare l'extension a clip da sole, anche perché vi farò vedere come è possibile creare. L'extension arriva dalla Cina, mi sono infettata un attimo. Come è possibile creare delle extension a clip su dei bundle, quindi risparmiando un sacco di soldi, anche perché i bundle molto spesso hanno una qualità di capelli molto superiore rispetto alle clip che troviamo in giro, perché i bundle si usano nella maggior parte dei casi per creare delle parrucche di capelli naturali, e quindi il grado di qualità dell'extension queste bundle è sempre un A6, no? A più, tipo A6, così, fino ad arrivare ad A9, che vabbè, quindi magari costano proprio uno sproposito, sono tipo le parrucche che magari utilizza Beyoncé, di quei capelli favolosi e fantastici, però queste sono molto belle e hanno una qualità migliore di... una qualità nettamente migliore di quelle a clip che compriamo. Guardate queste come sono lunghe, sono le 24, ho preso quelle ancora più lunghe, le 26 inches, perché mi devono arrivare giù al culo. Sono stata tutta la mattina, tutta sveglia alle 7, caricare, montare il video, l'ho fatto andare online ad un orario che non mi piace tanto, tipo verso le 6:30, quasi 7, però ci tenevo tanto perché avevo detto che martedì caricava il video, ma ho avuto problemi di internet tutta la giornata, alla fine mi sono arresa e con malincuore, perché ci ho consumato tutti i giga, l'ho caricato in 4G col cellulare. Adesso vado a fare i panzerotti, perché tenevo una voglia, ve l'avevo già detto se non ero in qualche altro vlog, che c'avevo una voglia matta di farmi i panzerotti, e stasera me li vado a impastare. Oh, guardate che belli, li ho messi in freezer perché vengono fritti meglio in freezer, avrei dovuto lasciarli di più, soltanto che ho fatto tardi e quindi tra un po' li friggo. Eccoli qua! Sono belli, ma non sono panzerottoni, perché poi li ho fatti enormi per fare prima e li ho riempiti di sottilette, sono enormi, sono abnormi. Eccoli qua. Questo sta cacciando tutta la sottiletta che c'è dentro. Gnami gnami, gnami gnami, gnami gnami, gnami. Sono caldissimi, anzi dobbiamo aspettare che si fanno freddi. Ma non mi fai vedere, scusa. Ho capito, che hai detto? Stop. Cosa? Scusa. Ah. Grazie. Panzerotti è stop. È tempo di... aspettate, sono io qua. È tempo di trash. Sto guardando Temptation Island VIP. Aspettate che abbasso la voce. Dun dun. Temptation Island VIP. E Sossio. Oddio, sono qui, fotocamera, eccomi. Ui. Sossio, si chiama Sossio quello. Quella che praticamente lui si sta corteggiando. Ha detto che il primo bacio al fidanzato storico gliel'ha dato dopo 3 mesi. Oh no, Valeria, io la amo. Io la amo profondamente. Spesso mi chiedete perché guardo la TV dal computer, perché praticamente non ho la TV dall'ultima volta che ne ho rotte due. Sinceramente non guardavo mai la TV, quindi per me è inutile averla. Quando voglio vedere qualche programma eccetera, lo guardo in streaming, diretta streaming sul PC. È solo un altro soprammobile per me, no? Avere in questo momento la TV. Già c'è il PC fisso là, e il portatile, tutte queste scrivanie che mi porto girando per fare video, che avere la TV fissa lì sul mobile sarebbe... Un po' sarebbe per me inutile, una spesa anche inutile, perché il portatile me lo porto ovunque, mi guardo i miei programmi trash. Valeria Marini, cosa fai? Cosa fai? La faccia di lui. Ciao a tutte, buon giovedì, io sto andando a fare shopping. Ieri non sono riuscita a registrare niente, ma sono uscita, ho preso un paio di scarpe per farvi vedere, quindi adesso andiamo a provare. C'è qui anche cose più piccoline, magari nel reparto ragazza. E poi una busta lì. Adesso vediamo un pochino. Questa è molto carina perché c'è dietro anche questo dettaglio così, e poi in bianco, sempre per non prendere tutto nero. Però è un tessuto che non mi fa proprio impazzire. Vedremo. Voi che dite? Dietro è così. Carino. Ok,
che questo è troppo carino. Ma poi costa pochissimo, 10 euro tipo. Molto carino. Ho preso anche diversi colori. Sono tornata dallo shopping. Ieri poi non sono riuscita. Ah, oddio, i miei occhiali. Ieri poi non sono riuscita a registrare niente. È stato appunto Celeste con me, soltanto che stavo tutto raffreddato così. Quindi abbiamo passato tutto il pomeriggio a coccolarci. E quindi non ho registrato niente. Poi siamo usciti e ho preso queste scarpe che vi faccio vedere. E dove l'ho messa? Dove l'ho messa? Qui per farle vedere alla ragazza. Sono riuscita a recuperarle. Eccole qua, ve le faccio vedere. Le avevo preso in un negozietto in città. E di solito le ho viste queste sulle 12-15 euro anche in altri negozi, soltanto che dove le ho prese le ho pagate 17, non me ne ero neanche accorta, però alla fine le avevo misurate eccetera, ho detto ok le prendo. Guardate come sono carine, avanti sembrano praticamente un décolleté, però ha la particolarità di avere questo tacco così e al piede sono comodissime, cioè sembrano proprio le scarpe, no? Le décolleté proprio quelle col tacco a spillo, io ce l'ho uguali col tacco a spillo, però... La differenza è che queste sono ultra comode perché il tacco è più largo, quindi ho preso queste. Poi vi faccio vedere quello che ho preso oggi. E mamma mia raga, oggi è stata una giornataccia, nel senso che tornando ho beccato in macchina un'ora e mezza di traffico, lavori ovunque, casini all'imbocco dell'autostrada, non ne parliamo. Sono stata un'ora e mezza, mi fa male la gamba talmente dal mettere la frizione, ripartire, che dovevo fermarmi ogni secondo. Per non parlare della gente che non conosce i segnali. Ho buttato tutto in questa busta, comunque sono stata da The Zenith e da H&M. Da H&M ho preso questa felpina, questa maglia, pullover, come vogliamo chiamarlo, molto carino, nero. L'ho pagato soltanto 9,99 euro. Ho preso la S, c'era anche XS, ma ho preso la S. Mi piacciono un pochino più morbidi addosso. In realtà mi stava bene, quindi secondo me XS era un po' troppo piccola. Guardate che carina, è tutta nera, è semplice. E perché ho bisogno di abbigliamento comodo. Vi prego, non fatemi sentire sola, dimmi la verità. Che anche voi comprate sempre solo cose tipo per uscire. Vestiti, vestitini, scarpe, scarpette. E poi alla fine non c'è una felpina, una magliettina da poter utilizzare tutti i giorni che non sia così, insomma, vistosa da poter mettere al mattino. Una classica magliettina, nada. E devo fare anche il cambio, insomma, riprendere tutte le cose un pochino più autunnali, perché ancora tutte cose estivissime nell'armadio. E tra un po' devo partire, domenica, quindi oggi è giovedì sera, non c'è ancora niente. Domani cerco di prepararmi tutto per la valigia, perché poi partiamo domenica mattina, quindi sabato sera devo avere già tutta la valigia pronta. Poi sono stata da The Zenith e da The Zenith ho ripreso, perché questo l'ho preso l'anno scorso, ma l'anno scorso ed era bellissimo. Super comodo, super bello, sia per allenarvi che per uscire la mattina con una bella scarpa da ginnastica, la felpina. Poi questi periodi adoro stare, insomma, comoda e coccolosa con queste cose. E ho preso questo pantalone tipo da tuta, così, che veste molto bene. L'anno scorso l'avevo preso uguale, nero. E a parte che, vabbè, rovinarsi un po' perché l'ho utilizzato e tutto, ho fatto anche una macchiolina con... stavo lavando delle cose che c'era praticamente un po' di candeggina. E ma questo stava lontano, non so, schizzando con le dita mi sono ritrovata degli piccoli schizzi un po' qui, un po' sulla cordicina, così. Però insomma ho deciso di riprenderlo, costa soltanto 9,99 euro, così come anche la felpa. E vi giuro che è super comodo, questo ve lo consiglio tantissimo, ragazzi. E di questi capi vi lascio il link giù nell'info box, su 21 Buttons, così li potete trovare. Il maglioncino, quello da 9,99 euro, non li ho presi per il semplice fatto che erano fatti di quel materiale che vi rizzano, vi giuro raga, vi rizzano tutti i capelli, che li fanno venire proprio elettrici, che quando lo togliete sentite quel zzz. Io ora odio quando prendo la corrente statica. Io quando mi capita che prendo la corrente statica non tocco nulla per un giorno intero, e ho preso 10 volte la corrente aprendo e chiudendo la portiera della macchina oggi a causa di quella maglietta. Sono tutto il tempo fa oh mamma mia la corrente. La cosa odiosa. Ho invece un'altra cosa super bella da farvi vedere e da consigliarvi. Aspettate. Sono stata da Idea Bellezza e queste cose le ho provate per la prima volta online. Questa cosa vi faccio vedere. Praticamente è questo shampoo della Dimension. Io non ho mai comprato questi shampoo per il semplice fatto che costavano 99 centesimi, 70 centesimi, comunque shampoo che costano pochissimo. E una volta avevo provato, ricordo, non ricordo quando, comunque ero in vacanza, non dissi ok, questo shampoo
lo devo tenere un paio di giorni, poi magari non me lo posso manco più riportare dietro in valigia, ne compro uno, 70 centesimi, in euro, scialla, via. E mi ricordo che faceva cagare. Ultimamente, stando sul sito di Idea Bellezza, perché avevo fatto un ordine con mia sorella di cose intime così, profumi, creme, queste cose, c'era questo shampoo come novità, shampoo al cocco, al che lo proviamo sia io che lei e, incredule, i capelli vengono morbidissimi. Vi dicevo, i capelli vengono ultra morbidi e poi puliti, nel senso che sia io che mia sorella abbiamo capelli grassi, no? Quindi che tendono a sporcarsi facilmente. Con questo non abbiamo visto differenze. I capelli sono durati lo stesso tempo di tutti gli altri shampoo che ho comprato, che costano di più, insomma, uguale. Ma la differenza è che i capelli hanno belli morbidi e poi il profumo ha un profumo favoloso. E questo costa soltanto 1,20 euro. Aspettate, metto qua meglio che c'è la luce. E ultimamente stavo facendo degli ordini proprio per questo shampoo, perché nei negozi, nei negozietti, nei supermercati non lo trovavo. Lo trovavo soltanto da Idea Bellezza. E questa volta, per non pagare insomma soltanto le 4-5 euro quanto è la spedizione per questo shampoo, li ho trovati, ce n'erano soltanto 3 e ne ho presi 1, 2 3, ho fatto scorta, li ho presi tutti, tutti quelli che c'erano. Se ce n'erano 10 era la stessa cosa, li prendevo tutti e 10, perché costano 1,20 euro. Raga, fanno i capelli morbidissimi. Ora, provate. Anche di questo, se siete interessate, vi lascio il link sempre giù, perché si può trovare online. Quando una cosa si trova online mi fa piacere potervela consigliare. 1,20 euro, cioè costa niente. Provatelo anche solo una volta, 1,20 euro, non è niente. Però provatelo e fatemi sapere com'è. Vedete che i capelli sono belli, puliti, morbidi. E poi profuma tantissimo. Ma stavo leggendo dietro. Piacere puro. Questo shampoo con olio di cocco di origine naturale, dalle proprietà nutritive, aiuta, bla bla bla. Non so se ci sono parabeni, cose del genere. Penso di sì, però funziona. Sono durati anche di più i capelli, secondo me, perché vengono talmente morbidi. Questo non è uno shampoo e balsamo, è soltanto shampoo. Però vengono talmente tanto morbidi che io non sto mettendo tanto più la maschera e nemmeno il balsamo quando faccio questo shampoo. Metto soltanto un pochino di oletto, poco poco poco, sui capelli umidi, quindi sulle punte, e mi vengono belli, lucidi, così. Anche per evitare di appesantirli sempre con maschere. E mi era finita la maschera, che non sono riuscita a farvi vedere, come dicevo l'altra volta, quella che ho pagato 20 euro della L'Oreal Professional. Ed ho preso una di queste, questa costa 5 euro, 4,90 euro, ed è della L'Oreal Elvive Total Repair 5 maschera ricostituente, insomma proverò anche questa. Uno di questi chickens me lo porto in viaggio, me lo porto in viaggio così non mi porto nemmeno la maschera, perché sono sicura che funziona bene anche senza la maschera. Oggi giornata pesante, a parte per il traffico, all'ultimo video, cioè sveglia alle 7, un macello veramente, raga, mi sono, ci ho messo tutto l'impegno possibile. E l'ho dovuto mettere privato perché c'è un problema con il copyright. Cioè ultimamente YouTube sta esagerando e sto prendendo queste musiche senza copyright, senza niente, alcune anche pagandole eccetera, no? Per mettere sotto i video. E ogni volta dà problemi. Poi mi richiedono se ho l'autorizzazione per questa musica. Io gliela mando facendo notare tutte le documentazioni che è una musica di copyright free e tutto eccetera. Passano giorni, però scusate, però nel frattempo poi il video è lì a un punto morto, insomma, perché te lo segnala che c'ha come un problema. Quindi questo problema si risolve sempre 2-3 giorni e io... Gli uomini dicono io mi sono rotto il... Invece io dico io mi sono rotta la... Credetemi, tanto tanto impegno a mettere 2-3 video a settimana, sveglia presto, oh, monta, li fai, gira, li monta, li fai, tutto in tempi record. E tu mi rompi la... Tu e sta musica che poi è una musica che è senza... Cioè no, non va bene. L'altra volta infatti mi sono imbestialita con uno di loro, ho detto ma che cavolo, mi hai richiesto la documentazione per questa musica una volta, te l'ho mandata, ho rimesso la stessa di nuovo, cioè di nuovo... Mi posso fare sta guerra presso a te. E fu così che Fatima si esaurì. Poi è arrivata un'altra cosa bellissima. A parte tutto questo casino in baradam, che veramente, ragazze, è stressante. Perché poi chi magari fa video o qualcosa del genere lo sa, che mi sta guardando quanto impegno ci vuole. E poi ti ritrovi questi piccoli problemucci che ti rompono veramente tanto le scatole. È arrivato un pacco fantastico da Pupa. Pupa mi ha mandato un'email che avrei ricevuto questo pacco. Il pacco gli arrivava a tutti, a me non arrivava. Infatti ho scritto alla azienda e ho detto non è che c'è un problema col corriere, perché a me il pacco non mi è arrivato. E poi ho chiamato il corriere e ha detto ci abbiamo problemi sulla linea a spedire dove tu stai, incidente, una cosa, loro mezzo, non avevo capito niente. Ho detto dove sei?
dove sei? E lui mi ha detto, io sto da questa parte. Ho detto, non muoverti perché vengono a prendermelo io. E quindi sono andata io stessa a prendermi questi prodotti perché li volevo. E poi, cioè, tutto questo dopo 20 minuti che avevo mandato l'email all'azienda a dire, oh, scusate, c'è qualche problema col corriere. Poi gli ho riscritto e ho detto, perdonatemi la mia figura di merda. Ma il corriere mi ha chiamato, sono andata io personalmente a prenderli. Guardate che belli, sono tutte novità di Pupa, uno e due. I pacchetti sono favolosi. Buon sabato, ieri non ho registrato nulla perché, non so se avete visto le storie su Instagram, era alle prese con tipo un trasloco per mettere tutte le cose in valigia, la valigia lì. Lì per terra, insieme ad altro casino che ho messo. Ho scelto tutti gli abiti da mettere e da portare, quindi all'interno sono riuscita a mettere tutti i vestiti. Stamattina ho anche montato tutto il weekly vlog della settimana. Poi ci aggiungerò appunto queste parti e lo metterò online domani mentre sarò appunto in viaggio. E non mi resta oggi pomeriggio che per le scarpe all'interno penso di un sacchetto esterno, perché se no in valigia non c'entra niente. Devo ancora metterci il make up e vabbè, le varie cose, piastra, il phone penso di no perché utilizzerò quello che c'è in albergo, quindi scegliere un pochino i trucchi da portarmi, sistemarmi il beauty. E oggi pomeriggio dovrò passare anche da mia cugina perché le avevo prestato tutte le Naked di Urban Decay e praticamente prima dell'estate, prima di agosto, e adesso vorrei portarmi la 2, quindi vado a riprenderle. Guardate questi che belli, probabilmente sono degli spiedini che le ha fatti mia mamma. Che c'è? Il pesce spada, i gamberi, pesce spada e gambere. Queste spada e gamberetti freschi. Belli. Ragazze, eccomi a casa. Scusate perché non ho portato la fotocamera dietro. Comunque sono andata a comprare qualcosina di intimo da portare appunto domani in viaggio. Sono andata a fare una ceretta perché urgeva fare una ceretta. Ho detto faccio il silk peel perché non ho tempo. Invece fortunatamente sono fiera di me questa volta, ho il tempo. E sono sicura, sicurissima che riuscirò a registrare anche un video per stasera da pubblicare poi appunto martedì, per non lasciarvi senza video. E anche in viaggio cercherò di registrare il video per giovedì. Quindi mi sto sistemando veramente tutta un'organizzazione che... Wow, Fatima! Wow, ma questa non sono io! Infatti sono super fiera di me stessa. Ecco qui questo vlog, perché appunto mi metterò a caricarlo e lo metto online domani mentre sono appunto in viaggio. Mentre settimana prossima vedrete appunto delle cose che ho fatto in questo viaggio, insomma dove sono andata. Anzi, fatemi sapere se qualcuno di voi indovina appunto dove andrò in viaggio domani. Io vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo martedì e con i vlog domenica. Ciao!